E buon 2021 anche a voi, cari amici del cancro. E beh, finalmente posso dirvi, è finita. Dite la verità, non pensavate che sarei arrivata a dirvelo. Dite la verità, chi mi ha seguito gli anni precedenti, perché magari voi siete nuovi, che no, non pensavate che potessi arrivare a dirvi, dai, ce l'avete fatta, siete fuori dal tunnel. In effetti, invece, è andato veramente. Siete arrivati alla fine del lunghissimo ciclo iniziato nel 2008 che vi ha portato a rovesciare completamente la vostra vita. Vuol dire che da adesso in poi tutto andrà bene? Ovviamente no. È chiaro che c'è sempre del lavoro, ci sono delle cose da stare attenti, di non ricadere, adesso ne parleremo e via di seguito. Però, è finito il ciclo di distruzione di tutto quello che non funzionava più e da qui in avanti c'è il ciclo di ricostruzione. Quindi intanto godetevi questa cosa, intanto godetevi questa notizia che è già molto importante. Quello che invece adesso andiamo a puntualizzare sono tutte le cose alle quali dovete stare attenti. Adesso cercheremo di fare un po' il punto della situazione per aiutarvi a evitare di fare adesso i passi sbagliati, perché giustamente dopo tanti anni di abitudine anche, no? Alle cose che non vanno, di abitudine alle cose che non funzionano mai per quanto impegno ci poteste aver messo. È arrivato finalmente per voi il momento, appunto, dove le opportunità invece ci sono, dove invece la possibilità di mettere a segno dei punti ci sono, ma il rischio più grosso è che voi abbiate talmente tanta paura che sia la solita fregatura che avete. Vi tirate indietro, che magari di fronte alle effettive possibilità rimanete un po' arretrati perché dite: beh, però, se finora ogni volta che ho provato a mettere la mano è arrivata la mazzata, aspetta che la manina la tengo indietro. Questa è la cosa che caratterizzerà un pochino questo 2021. Quindi non ci sono più, non arriva più la bastonata. Okay? Non c'è più il bastone che arriva e che vi dà la batosta, però potreste avere paura di allungare la mano se vedete un frutto che può essere per voi e questa sarà la cosa della quale dovete stare adesso attenti. Ribadisco il concetto che certo, voi, insomma, vorrei intanto che vi godeste il fatto che dovete stare attenti più a voi stessi che non effettivamente a ciò che può accadere. Questo è già un grande risultato. Allora, innanzitutto, i primi 2 mesi dell'anno dovete quasi certamente vi troverete probabilmente a dover chiudere dei cerchi. Con che cosa? Con il passato, con quello che non è ancora stato chiuso. Potrebbe esserci ancora qualcosa che ha a che fare con il passato, qualcosa che non vi ha ancora del tutto abbandonato, intendo proprio strascichi, probabilmente può essere qualcosa a livello lavorativo, magari qualche mezza bega lavorativa piuttosto che dinamiche di qualcosa che stavate finendo, qualche accordo che stavate facendo a livello familiare, se poi avevate o avete un'impresa familiare, a maggior ragione. Questi 2 mesi iniziali dell'anno potrebbero essere necessari per chiudere queste cose, perché tanti di voi stanno anche pensando o hanno già deciso di cambiare anche ambiente dove passano la gran parte del tempo, perché effettivamente per tanti di voi potrebbe essere arrivato il momento di lasciare andare. Molti cancro che sono molto legati alla famiglia, che magari avevano imprese familiari, che magari avevano situazioni di questo tipo, potrebbero essere arrivati al punto di dire basta e di decidersi a prendere una strada di tipo diverso. E se questo fosse il vostro caso, tenete conto che avete un altro paio di mesetti iniziali di lavorio e poi finalmente siete fuori. Quindi i primi 6 mesi dell'anno saranno tensi,
tendenzialmente abbastanza tranquilli, quasi come una quiete prima, sapete quei periodi in cui dici ok, siamo fuori, com'è che non succede niente? Non vi preoccupate, da metà anno in poi arriverà di tutto, nel senso, ma buono, perché adesso iniziano le occasioni, quindi succederanno tante cose che vi faranno avere nuove idee, avrete finalmente delle opzioni, delle possibilità diverse e di conseguenza potrete prenderle in considerazione. Anche per voi, quindi, vi stavo dicendo, anzi lo diciamo subito così poi ve la metto come finale. Quindi avrete tante occasioni, vi invito a iscrivervi al webinar che svolgeremo il 5 di gennaio. Se vedete questo video dopo, non vi preoccupate, lo potete fare anche successivamente. Il webinar Obiettivi 2021. Per voi molto importante perché vi servirà, magari non vi servirà subito, ma vi servirà successivamente avere chiaro il punto dove volete arrivare. E facciamo invece, parliamo con voi, parliamo anche di sentimenti, parliamo d'amore, perché anche questa è una cosa che è stata molto rivista in tutti questi anni, molto probabilmente. Qualcuno di voi potrebbe avere vissuto qualcosa di molto importante ancora parecchi anni fa. E questa cosa è importante, anche una morte di qualcuno, non parlo solo di relazioni che si sono chiuse o cose del genere. Questa cosa vi ha lasciato un vuoto grande e ve lo siete trascinati per tantissimo tempo. Quelle persone che hanno vissuto questa cosa, questa dinamica interiore, potrebbero veramente avere, come dire, avere trovato grande difficoltà a rimettersi nel loro centro. Okay? Persone che appunto hanno vissuto questo tipo di dinamica tempo fa, relative appunto al cancro, potrebbero adesso avere una sorta, cioè come se si fossero in qualche modo richiuse dentro di sé, come se non riuscissero più a ricevere veramente l'amore. A queste persone vorrei invitarle seriamente a fare un lavoro di pulizia, di pulizia del dolore. Se non mi seguite, vi invito a fare un workout che si chiama Paura di soffrire ancora, perché le persone del cancro che hanno vissuto questi grandi allontanamenti negli anni passati potrebbero essere estremamente in difficoltà oggi a lasciarsi andare nei sentimenti, sia dal punto di vista della relazione di coppia, ma anche altre relazioni di tipo amicizia, per esempio, hanno subito magari tradimenti importanti da amici, piuttosto che lutti molto forti. E quindi questo dolore si è talmente insinuato nel cuore che è diventato quasi una compagnia. Ecco, nell'anno 2021, proprio a voi del cancro, vorrei indicare come lavoro quello di come obiettivo. Quindi, se farete il webinar del 5 di gennaio, per favore ricordatevi di segnare come obiettivo personale liberarsi dalla paura di soffrire ancora, che è per voi, secondo me, un obiettivo essenziale, in quanto non vi permette di sentire l'amore, di sentire e anche di accettare le nuove possibilità. Se siete single, potreste essere seriamente in difficoltà quando vi arrivano delle persone nuove valide, perché è vero che negli anni passati molto probabilmente avete vissuto delle cose che vi hanno veramente ferito, ma è anche vero che adesso sono cambiate le energie. E le persone che arrivano potrebbero essere molto diverse. È vero anche che se nel frattempo voi non avete fatto nulla per migliorare la vostra energia interiore, potreste ancora richiamare qualcosa che vi riporta a soffrire. Ma a maggior ragione per questo iniziate a lavorare. Vi invito a guardare il mio sito
a scoprire le possibilità di lavoro che avete su di voi, o a scrivere a segreteria@alessandrabarbieri.com e chiedere come potete lavorare su di voi. Vi verranno inviati dei link dove potete trovare le informazioni utili. Quindi, dice, questo ve l'ho detto perché? Perché oramai nelle energie non c'è più niente che vi possa portare a vivere qualcosa di doloroso. Se questo accade è perché c'è ancora dentro di voi e quindi vorrei veramente che lo lasciaste andare e che finalmente vi portaste a vivere una vita nettamente più bella, nettamente più leggera, nettamente più conforme a ciò che desiderate. E con questo vi auguro uno splendido 2021.